Davide? Magorno. Pilozzi. Ragosta. Sta salendo Caon. Caon. Ancora Pilozzi. Pilozzi non riesce a votare. Ci siamo? No, sì, Guidesi ha votato. Bene, allora dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 107, contrari 302, la Camera respinge. Siamo all'1.58. I pareri sono contrari di Commissione, Governo e relatore sì. Favorevole relatore Forza Italia e si rimette all'Aula 5 Stelle. Deputato Pini, prego. Grazie Presidente. Non farò nessuna analisi di cosa si può dire o non si può dire, semplicemente starò in maniera specifica su quello che è un emendamento, facendo un attimo una cronistoria del tema trattato, perché ci pare che tutti i governi successivi all'ultimo governo eletto dai cittadini, cioè al governo Berlusconi, si siano totalmente disinteressati del problema. Per vari motivi, probabilmente per vari interessi anche contrapposti, prima il governo Monti, poi il governo Letta e adesso il governo Renzi, si sono assolutamente dimenticati di esercitare quella che era una delega contenuta nella legge comunitaria del 2010, anche se approvata nel 2011, perché questo è un altro dei brutti vizi della politica italiana, quello di essere sempre in ritardo con l'adeguamento di normative comunitarie, ma non è questo il tema. All'interno della legge 217 del 2011 vi era una delega che superava una procedura di infrazione, che era quello del rinnovo automatico delle concessioni balneari. Era stato concordato con l'Europa all'epoca un periodo transitorio che scade fra 10 giorni esattamente, facciamo 11 perché ancora non siamo nel 21, e sostanzialmente in quattro anni nessun governo si è preso la briga di esercitare quella delega che permetteva di riordinare complessivamente la materia e quindi di rivedere in qualche modo l'articolo 37 del codice della navigazione, che era stato abrogato proprio per andare incontro alla cancellazione della procedura di infrazione che era stata aperta, che ci aveva portato addirittura a una sentenza di condanna da parte dell'Europa. Era stata creata quella norma con una concertazione vera con tutti gli attori istituzionali e con le associazioni di categoria, perché quella doveva essere la strada, una strada indicata in un cosiddetto doppio binario, che prevedeva sì l'attuazione della direttiva Bolkestein, che obbliga in qualche modo a un passaggio in evidenza pubblica per le concessioni, ma suddivideva le nuove concessioni da quelle esistenti, soprattutto da quelle esistenti dove vi erano stati fatti dei lavori, quindi insistevano in qualche modo dei manufatti, erano stati fatti degli investimenti privati su un bene pubblico. Questa era la strada e nessuno, al di là delle chiacchiere, delle parole, ha dato seguito a quella delega. Non solo, qualche pirla, perché di pirla si tratta, siccome si avvicinavano le elezioni del 2013, quelle passate, ha ben pensato nel 2012 di fare un'ulteriore proroga senza concordarla con l'Europa, cosa che ci ha posto nuovamente sotto la lente di ingrandimento della Commissione europea e che adesso mette a rischio dal 1 gennaio 2016, e qui mi ascoltino i colleghi, soprattutto il collega Arlotti, che di questi temi ben sa la delicatezza, se non approviamo questo emendamento, e che ne dica il suo collega Gozi o altri colleghi che si occupano della materia all'interno del governo, dal 1 di gennaio del 2016 qualsiasi concessione balneare attualmente esistente, non stiamo parlando di quelle dei pertinenziali che sono state trattate separatamente, che sono 200 e non riguardano Ostia, tanto per capirci, può andare direttamente a gara a semplice richiesta di qualsiasi cittadino europeo. Quindi noi andiamo a, con il parere contrario a questo emendamento qui, andiamo ad evitare la tutela di 30.000 aziende italiane
che non stanno investendo in questi anni perché sono in un sistema assolutamente incerto da un punto di vista normativo di tutela di quello che è la loro storia e i loro investimenti. Ma non solo, andiamo anche a buttare all'ortica la possibilità di rivedere complessivamente la materia, di utilizzare questo doppio binario, di dare una proroga, cioè di spostare l'applicazione delle gare per le concessioni esistenti al massimo ottenibile in sede europea, che era già stato negoziato 4 anni fa, questi 19 anni, ma doveva essere nello schema di decreto legislativo che nessuno dei vostri governi ha mai fatto. Poi andate sul territorio a dire che risolverete il problema. Ne avevate lo strumento e non l'avete fatto. Questa è, passatemi la battuta, ma che purtroppo è una battuta amara, l'ultima spiaggia per i concessionari. Se non passa questo emendamento, dal 1° di gennaio tutte le concessioni di fatto decadono e devono essere messe a gara. Adesso vediamo, tutti i miei colleghi del PD che sul territorio vanno agli incontri, dicono che loro risolveranno il problema, che loro hanno la soluzione, se la soluzione la vorranno votare, perché questa è l'unica possibile, non perché l'ha scritto il sottoscritto, ma perché il sottoscritto insieme ad altri colleghi si occupa di questi temi da tantissimo tempo e l'ha negoziata con l'Europa. Questa è una cosa che l'Europa può accettare e soprattutto le dico un'altra cosa, collega Morando, permette anche dopo tanti anni di rivedere i canoni, perché è vero, perché le cose devono essere fatte in maniera equa, se si vogliono, non dico dei privilegi, concluda, ma una via preferenziale, deputato. Certo, per mantenere quello che è stato fatto di investimenti bisogna anche pagare qualcosa allo Stato e quindi qui c'è anche la possibilità di rivedere quei canoni. Grazie. Se buttate le ortiche questa cosa qui fate un danno enorme al turismo e andate anche qui contro quello che dice in maniera cialtronesca certe volte il vostro Renzi. Grazie. Allora, deputato Pizzolante, prego. Grazie, Presidente. Beh, non è vero che il governo si sia disinteressato delle spiagge e delle concessioni, perché nelle prossime settimane sarà presentato il progetto di legge, una prima bozza di progetto di legge sulla quale si sta lavorando da mesi e che cerca di affrontare e risolvere questo problema. Nello stesso tempo io vorrei ricordare al collega Pini, con il quale abbiamo fatto tante battaglie insieme, che il contenuto della delega di cui lui parla del 2010 che abbiamo fatto insieme era ben diverso del contenuto del suo emendamento. Ciò detto, io condivido alcuni contenuti del suo emendamento. Il concetto del doppio binario, cioè le gare per le aree, circa il 50% delle coste italiane, dove non c'è viva una